La storia della nazionale azzurra, secondo episodio. Alla fine del primo episodio ci siamo lasciati con gli azzurri ormai pronti a debuttare. E quindi in questo video parliamo del grande debutto. Italia-Francia, 15 maggio 1910. Prima volta della nazionale italiana. È una prima volta in bianco, perché gli azzurri giocano in bianco, non in azzurro. Come mai? Ci sono diverse tesi su questa scelta. C'è chi dice perché la maglia bianca costava meno. C'è chi dice perché la maglia bianca era un omaggio alla Provercelli, squadra del momento. Però la Provercelli in quel preciso frangente era in lite con i vertici federali. Abbiamo visto che i giocatori erano squalificati. Se volete sapere di più, guardatevi il primo video, nel primo episodio, in cui ne abbiamo parlato lungamente. E c'è chi dice infine perché era un colore neutro in attesa di scegliere un colore definitivo. Di sicuro si gioca in bianco con un tricolore ricamato, ma con una particolarità. I calzoncini e i calzettoni, beh, non li dava la federazione, ma ognuno si portava da casa quelli del proprio club di appartenenza. Quindi c'è chi gioca con calzoncini neri e chi con calzoncini bianchi. Una tradizione dell'epoca, oggi appare molto originale. Comunque, la squadra il 5 e l'8 maggio viene selezionata con due test sui campi di Milan e Internazionale, fra una selezione chiamata probabili e una chiamata possibili. Vincono 4-2 e 4-1 i probabili, probabile meglio dei possibili in teoria, quindi si guadagnano il diritto di giocare la partita. C'è un cambio però, Bontadini ha degli impegni di lavoro e quindi salterà la prima partita, al suo posto giocherà De Bernardi, ripescato dal Torino. Ebbene, ripescato dei possibili, giocava nel Torino, ripescato dalla formazione dei possibili. Ebbene, avveniamo alla partita. Si gioca all'Arena di Milano, 4.000 spettatori, qualche fonte dice anche di più, una folla notevole per l'epoca. Sono presenti diversi giornalisti, sono presenti delegati FIFA, perché si approfitta della partita anche in si gioca in occasione di una riunione del Comitato FIFA internazionale. Sono presenti anche i giocatori dello Zurigo, che deve fare un'amichevole contro l'Inter in quei giorni. Quindi ci sono anche degli ospiti VIP, possiamo dire. Il pubblico è numeroso e gli azzurri in bianco sono pronti a giocare. La partita viene affrontata con la formazione tipica dell'epoca, quindi portiere, due terzini, linea di tre mediani e cinque elementi offensivi. Della natura vi ho già parlato l'altra volta. Andiamo a conoscere i giocatori, uno a uno. In porta c'è Mario De Simoni. De Simoni era portiere dell'Unione Sportiva Milanese, era un portiere innovativo perché usciva incontro agli avversari cercando anche di andare a portare via la palla in tuffo. Oggi è normale, all'epoca era una novità. Era un artista, era uno che dipingeva, che aveva studiato arte, praticava il nuoto, la ginnastica. Come portiere non era male, tanto è vero che fu confermato per diverse partite. La Milanese all'epoca era una buona squadra, anche se oggi è sparita dal panorama nazionale. Ebbene, De Simoni, dopo aver smesso di giocare, scusate l'imprevisto, colpo di tosse, ma a me non piace tagliarli perché mi piace essere spontaneo, quindi resterà nel video. Ebbene, il nostro De Simoni, nel giocare, dopo la carriera, aprirà un negozio di articoli sportivi a Milano di grande successo e riceverà la visita anche di Sandrino Mazzola, che racconterà di aver comprato il primo pallone proprio da lui quando era un bambino. Quindi è un negozio veramente conosciuto. In un'intervista racconterà parecchi anni dopo di aver ricevuto anche offerte da squadre inglesi, ma di non aver voluto abbandonare la sua milanese a cui era affezionato. Quindi un personaggio particolare. Era uno dei punti di forza della squadra comunque. I terzini erano Francesco, detto Franco Varisco, sempre della Milanese, che faceva il ragioniere e che aveva fatto in carriera anche l'attaccante, quindi un terzino portato all'offensiva, anche se all'epoca i ruoli venivano interpretati in modo molto diverso rispetto a quello che siamo abituati al giorno d'oggi. Poi i terzini avevano un compito diverso da quello che hanno oggi, quindi non aspettatevi, quando dico terzini, non pensate al terzino che si fa la fascia per andare a crossare. E poi l'altro terzino, il terzino sinistro, era il capitano della squadra, Francesco Calì, un vero personaggio. Lui arrivava da Riposto in provincia di Catania. La sua famiglia aveva subito un attacco di pirati, non sto scherzando, e per questo motivo si era trasferita in Svizzera, dove
E per questo motivo lui divenne famoso come Franz, diminutivo che gli diedero in Svizzera. Se fosse rimasto in Sicilia, probabilmente avrebbe avuto un altro diminutivo. Inizia a giocare in Svizzera, poi approda a Genova, dove insieme al fratello va a giocare nel Genoa e poi nell'Andrea Doria, di cui è uno dei fondatori in pratica, e di cui sarà anche il presidente, quindi un personaggio che poi, diciamo, ha avuto un lungo sviluppo nel mondo del calcio. E il nostro Calì era il capitano della squadra, carismatico, elegante, riconosciuto da tutti come quello dotato di maggior personalità. Calì, tra l'altro, è stato onorato da Ariposto, la città siciliana, gli ha dedicato una via e lo ha festeggiato in occasione del centenario della nazionale, più o meno, l'anno prima, se non sbaglio. Comunque, ne hanno dedicato una via e gli hanno fatto letteralmente la festa. Poi c'è un personaggio che ha lasciato il segno. La mediana era formata da tre giocatori: mediano destro, Attilio Treré. Treré era un ex portiere, giocava nell'Ausonia, altra squadra dell'epoca che oggi si è un po' persa, come la milanese. Sono squadre che nel tempo si sono estinte, lasciando spazio a Milan e Inter, ma all'epoca erano squadre importanti. Se analizziamo gli 11, abbiamo tre giocatori della Milanese, due dell'Ausonia, due del Torino, che conosciamo bene, due del Milan, uno dell'Inter e uno dell'Andrea Doria, progenitrice della Sampdoria, diciamo. Ebbene, il nostro Treré era un mediano, quindi con un passato da portiere, un giocatore combattivo, che poi aderirà a movimenti interventisti durante la guerra, sarà ferito al fronte, poi aderirà al fascismo e quindi ha avuto anche un percorso politico. In campo era un giocatore di valore. Il centromediano era Virgilio Fossati, che è un personaggio da leggendario, perché è stato uno dei primi capitani dell'Inter, morto al fronte, era stato promosso capitano con le sue imprese belliche, moriva a Monfalcone mentre stava esplorando le trincee nemiche alla ricerca di uno pertugio dove andare a infilarsi, e per questo ha ricevuto una medaglia al valore. E nella storia dell'Inter è un personaggio assolutamente fondamentale. Altro giocatore di carisma, altro giocatore di indubbia qualità, il centromediano però ha un ruolo fondamentale nel calcio dell'epoca. Quindi giocatore su cui non si discute. Poi c'era Domenico Capello del Torino. Capello era un giocatore che, di buon valore, che giocherà poi nella Juventus e che fu uno dei primi a essere ben pagato, considerato da alcuni giocatori di maggior classe della squadra. Morirà giovane anche lui, sono diversi i ragazzi che sono morti giovani, di tubercolosi, una malattia che all'epoca colpiva e faceva tante vittime. Poi ci sono gli elementi offensivi, gli elementi che giocano in attacco. Abbiamo sull'ala destra Enrico De Bernardi, del Torino. Giocatore che appunto doveva essere, non doveva essere della partita, ma ha preso il posto di Bontadini e che andrà anche in gol. E quindi un giocatore che ha lasciato il segno e che è stato uno dei fondatori del Torino. Quindi un percorso importante. Poi abbiamo come interno un componente di una famiglia storica del calcio italiano, Aldo Cevenini. Elegante, senso del gol, driblomane, un giocatore famoso per essere gioviale. Erano diversi fratelli e tutti fecero la storia dei club più importanti del calcio italiano e anche della nazionale, quindi la famiglia Cevenini ha veramente lasciato il segno. Lui non doveva giocare quella partita, non stava tanto bene, ma ha stretto i denti a tutti i costi e ha giocato, quindi un modo per esserci in una partita che veramente contava. Poi abbiamo Giuseppe Rizzi, che era il centravanti, che lui giocava nell'Ausonia, poi giocherà nel Milan. Giuseppe Rizzi è stato poi per tantissimi anni direttore commerciale di un'azienda, quindi aveva senso degli affari ed era un giocatore, diciamo, di medio cabotaggio. All'interno, ruolo di interno sinistro, Pietro Lana. Lana ha una storia particolare, era un giocatore del Milan, ma figura tra i fondatori dell'Inter, ma si pentì subito e tornò al Milan e fece anche il primo gol in un derby tra Milan e Inter. Siccome fu chiacchierato di un possibile trasferimento dal Milan, fece anche pubblicare un articolo per sottolineare che lui era legato al Milan e non voleva andarsene. È al tempo stesso autore della prima tripletta nella storia della nazionale, poi vedremo com'è andata la partita, del primo rigore, quindi di tanti record. È un giocatore con senso del gol e sicuramente di buona qualità. All'ala sinistra, Arturo Boiocchi. Arturo Boiocchi è altro giocatore della Milanese, altro giocatore che era duttile, perché molti di questi giocatori amavano svolgere diversi ruoli. Per esempio Fossati aveva fatto anche parte della commissione tecnica dell'Inter. E Boiocchi, per fare un altro esempio, fece l'allenatore già in età ancora precoce.
ma per darmi un'altra pillola di quanto fossero versatili, Varisco fece da accompagnatore alla squadra di basket dell'Ambrosiana, un'amichevole negli anni 20. Erano personaggi che in genere facevano tante cose diverse, c'era chi faceva l'arbitro, erano altri tempi, quindi si mescolarono molte cose. Molti di loro poi lavoravano, c'era chi faceva il meccanico, chi faceva il ragioniere. Giocare a calcio non ti garantiva da vivere a sufficienza per poter fare solo quello, e quindi vivevano in questa maniera, diciamo, versatile. L'arbitro era Harry Godley, un inglese che lavorava nella ditta di Alfredo Dick, altro personaggio storico del calcio italiano di quegli anni, che chiese un compenso per la partita, cioè un bel panino e una birra. Non male, diciamo, erano proprio altri tempi. Non arbitrò male, non risulta siano state particolari proteste. La partita fu un trionfo, finì 6-2 per l'Italia. C'è da dire che la Francia aveva già preso su delle belle legnate da Belgio e Inghilterra e, come già spiegato nel primo video, non schierava i suoi giocatori migliori perché c'era della manetta interna nel movimento francese, per cui alcune squadre non erano selezionabili, i loro giocatori non erano selezionabili. Quindi una Francia, diciamo, a metà. E gli azzurri non ebbero pietà, vinsero 6-2, segnarono il primo tempo con due tiri dalla distanza di Lana e Fossati, quindi il primo gol della storia nazionale italiana di Pietro Lana, poi Fossati, quindi un milanista e un interista. Nel secondo tempo, reazione francese, accorcia Belloc, ancora Lana fa il 3-1, ma Ducret segna il 3-2, ma gli azzurri non demordono e vanno a concludere segnando altri tre gol con Rizzi, con De Bernardi e con Lana. Lana su rigore provocato da un tiro di Boiocchi fermato con la mano. Quindi tripletta per Lana, che diventa subito protagonista, e diciamo che la vittoria appare assolutamente netta, senza se e senza ma. Quindi un buon esordio che suscitò buone reazioni, sui giornali se ne parlò positivamente, però per darvi un'idea di quanto contasse il calcio all'epoca, la Gazzetta dello Sport ne parlò a pagina 5, se non vado errato, mettendo poi un richiamo, ma non era lo sport principale, c'erano cose più importanti anche nello sport rispetto al calcio. Però diciamo che come esordio non male, si inizia vincendo, si inizia bene, con una vittoria poi su un avversario oggi tradizionale che non ci si può lamentare di sicuro. Penso di avervi detto tutto, quindi se volete rivedere il primo video si parlano dei preparativi della nazionale. Per quanto riguarda i prossimi video, affronteremo una a una tutte le varie partite, quindi pian pianino iniziamo a andare a scavare tutta la storia. Sarà lunga, ma sarà anche molto affascinante. Credo di aver letto tutto e quindi vi saluto. Ciao!